Lunedì stiamo andando ad un evento dove c'è LaMelo Ball, giocatore NBA degli Charlotte Hornets. Cioè, raga, ma come la iniziamo sta settimana? Sta arrivando! Io non sto vedendo niente, però voi vedrete qualcosa. Signori, a voi LaMelo Ball! Adesso invece mi aspetto una bella partitella di padel, perché Alessio e Stefano vogliono la rivincita contro me e Joe. E noi siamo qui anche oggi per fargli capire chi comanda. Allora, io sono pronto a perdere oggi. Ma no, ma non puoi iniziarmi così. Loro stanno venendo una volta a settimana, loro non te l'hanno detto a te. No, è vero, loro si stanno allenando un botto. Una volta a settimana. C'è stato un periodo in cui venivano due volte, coach e partita. Ci sono due tipi di giocatori, quelli che si riscaldano e quelli che si mangiano le banane. Giudicate voi chi è il campione. Chi non mangia e non si scalda, questo è il vero campione. Joe, cosa vuoi dire di questa nostra vittoria? Allora, ma in che universo? Sul 6-1 ci sono lacrime sull'occhio di Joe. È finita in pareggio, raga. Ma che pareggio è? Martedì, vi ricordate che settimana scorsa vi ho raccontato che mi erano apparse delle strane macchie rosse sulle gambe? Ecco, ho messo una crema per 5 giorni, non mi ha fatto assolutamente nulla, quindi stamattina sono passato dalla dottoressa che non è riuscita a capire cosa siano, quindi mi ha dato dei farmaci un po' più forti, dice che se non dovesse passare andiamo dal dermatologo. Chissà che sono, non mi fanno male, prudono in alcuni momenti della giornata e più il tempo passa, più sembra tipo che vengano fuori in rilievo. Mi dice che mi sto imparanoiando, mi sto immaginando uno scenario tipo alla Alien. E in pratica questi insetti mi hanno messo delle uova dentro il corpo e stanno crescendo dentro di me. Per adesso non pensiamoci più e andiamo a lavorare, dai. Ma ho sentito delle voci provenire da questa stanza. Andrea, carissimo, buongiorno, come stai? Bene. Ma mi aspettavo un'altra cosa. Cosa? Male. Ed ecco qua l'altro. Se non è bene, male, voglio dire. Ma si sa pubblicamente che tu sei farmacista? Credo di sì. Lui è farmacista, quindi mi sta rassicurando. Non ho delle uova nel corpo, perfetto. Ci sta vede supposte, cioè. Senza che l'ha supposto lui, eh. Sto andando in Porta Romana per raggiungere mio fratello, che insieme andiamo a Bergamo. Non vi dico il posto, vi do un indizio. Non si era visto nulla, rifaccio. Questo è l'indizio. Pronto per questa serata magica? Prontissimo. Altro spoiler? Chi lo sa? Ok, no, perdonatemi, ma questa settimana sono successe e succederanno troppe cose, quindi verrebbe un video estremamente lungo. E per riequilibrare un po' le tempistiche, facciamo che questa cosa ve la racconto settimana prossima. Perciò adesso prendiamo questo pezzo, lo cancelliamo e ripartiamo da qua. È stato un piacere. Ciao. Spero ti sia divertito. Moltissimo. Spero di prendere la roba nel baule. E c'è ancora il tuo panino. Ciao, buona giornata. Passiamo dall'ufficio, raccattiamo tutta la mia roba e andiamo a casa, che devo aiutare Leti con un self tape. E poi lavoro da casa nel pomeriggio. Voglio assaggiare queste caramelle che ci hanno dato in omaggio ieri. Vabbè, dai, dal momento che non ve l'ho fatto vedere, ve lo spoilero. Siamo stati nel ristorante a tema Harry Potter. E adesso proviamo queste caramelle alla burro birra. Dovrebbero essere dei cuori, ma non si capisce bene. Ah no, sono delle burro birre, che dei cuori. Sono dei boccali di birra. Mica l'avevo capito, che stupido che sono. Sanno di creme caramel, buone. E poi abbiamo ovviamente le tutti i gusti più uno. E questo non so cosa sia. Butterscotch birra e burro birra in inglese? Ah, allora sì, è burro birra. E quando pensi che la giornata sia finita, inizia la game night. Si opta per un escape game? In che senso si opta? Avete portato solo quello? No, che portate anche un altro gioco da tavolo. Però facciamo questo. Ci vediamo tra 70 minuti, se tutto va bene. Partiti. Ora girate questa carta, poi girate le carte ruolo e leggetele a voce alta. Atlanta. Vai. Siete riusciti a organizzare con successo il vostro protocollo di diffusione della cura. Dopo alcune settimane la malattia viene completamente sradicata. Avete salvato l'umanità. Ce l'abbiamo fatta. Che bello. È stato fighissimo. Nuovo gioco, caccia le zanzare. Chiudiamo così la giornata. Aspetta. Giovedì, sto andando in centro a pranzare con un amico. Ah, ma che bello, c'è il truck di Monopoli. Ci è andata la banconota per prendere il panino. Grazie mille. Salve, posso pagare con quelli? Buon appetito. Io ho iniziato, però buon appetito. Toccate fuga, che adesso devo scappare a casa, che ho un altro impegno. Però non posso raccontarvi, perché vi racconterò poi in futuro. Ci vediamo stasera, mi sa. Ok, sono tornato a casa dal secondo impegno che ho avuto nel pomeriggio. Giuro che questa è l'ultima cosa che vi tengo nascosta in questo video. E niente, sto andando avanti a lavorare. Dobbiamo chiudere, questo si può fare. E diamo l'export. Fine giornata. Venerdì e siamo a Movieland con mio fratello e Leti, che è in bagno. Sempre bello venire in un parco a tema. Partiamo con Fantasmic. È un'attrazione per bambini, ma non l'ho mai fatta. Ho paura. Con Dirty Dancing che arriva da fuori, rompe un po' l'atmosfera, eh. Che carina.
porca boia, scendi veloce. È la casa degli errori per bambini. Ma perché urla? Qua un mostro. Salve. E i zombie che danzano. Da qui si ritorna al mondo dei grandi. Molto carina, è per bambini, però è mega tematizzata. Dirigiamoci verso il mondo dei dinosauri. Si va a Pangea. Sempre molto scenico questo ingresso. Ti lasciamo alla guida. Si parte. Woohoo! Sparafumo. Com'è andata? Bello. Bello. Andiamo a prenderci una dose di paura adesso. Vai davanti. No, no, vai avanti te. No, io non voglio andare davanti. Fa andare avanti lui. Ci vediamo dopo. Aia. Bello, cavolo, questa l'avevo fatta strabene. Ce la sta proprio goduta, eravamo in tre. Ci sei? Ce la fai? Si riconferma super figa questa. Andiamo a smaltire questa paura con magma. Andrà male. Sai cosa succede adesso? Ma quanto fumo? Vabbè dai, tutto sommato, neanche troppo bagnati? No, tu ti sei un po' bagnato. Bagnati per bagnati? Andiamo a bagnarci per bene, prego. La bandana distrutta. Si mangia qui in Mexico. Buon appetito. Guarda che roba lì. Sei bagnato? No. Andiamo a provare Antares. Pronto a partire? Andiamo su Marte. Antematizzata anche i cestini. No, questo è bello. E questa è la navicella su cui saremo? No, bellissimo. Ma che figata è la coda così? Molto Disneyland questa cosa. Si imbarca. Wow. Dove ci mettiamo? Non so cosa aspettarmi, è bello. Oddio. Porca boia, lo senti, eh? Porca Giuda. Ma che cosa è successo? Non so. Wow. Sono scombussolato. Sei su Marte ed è tutto. Questo è bellissimo. Sì, che chicca pazzesca. Che figata. Gran bella attrazione. E guarda un po' chi abbiamo qua. Puoi andare a Movieland e non beccare Jack? Com'è? Tutto bene. Abbiamo appena fatto Antares. E andiamo a chiudere questa giornata con lo spettacolo di Rambo. Siete perfettamente riuscite. Ah, ci voleva. È stata proprio una bella giornata. Fine giornata. Sabato. Sto andando in store da Under Armour per prendermi un nuovo paio di scarpe fresche fresche da basket, perché domani c'è la ormai annuale partita di basket in Parco Sempione qua a Milano, Radio DJ contro Under Armour. Io sono stato riconfermato per la squadra di Under Armour e niente, andiamo. Eccoci in store. Quanti anni saranno passati dall'ultima volta che ho fatto un tatuaggio così? Un trasferello. Forse 20 anni. Ecco. Perfetto. Qua abbiamo tutte le scarpe da basket e io sono indeciso, ragazzi, tra questa e questa qua. Com'è difficile. Qua abbiamo più stravaganza, qua più classicità. Ok, ho fatto la mia scelta, poi a casa vi faccio vedere. Adesso voglio vedermi a pedalare con sto sacchetto pesante in mano. Vabbè, facciamoci anche questa experience. E la scarpa che ho scelto è questa qua. Per me la stravaganza vince sempre. Che bel bottino. Oggi giornata relax, merenda sana. Lo so, vi ho deluso, ma posso spiegare. Ho mangiato fuori tantissimo questa settimana. E ancora non hai aggiunto il ketchup. Io non metto il ketchup nella pasta. No. È che volevo mangiare un po' sano. Niente asporto, mangiamo bene per la partita.
è che volevo mangiare un po' sano. In trasporto, mangiamo bene. Fine giornata. Domenica, siamo arrivati in Parco Sempione, ci dirigiamo subito verso il campo da basket. Stand Under Armour. Questo è il momento in cui si sta per vedere la divisa. Ah, che bella. Va, che robetta. Che stile. Effetto un po' diverso su di me e su di te, c'è leggermente differenza, probabilmente flexando nel blog della settimana, però anche i tatuaggi. C'è un ragazzo tatuato, che bad boy, si entra in campo a fare due tiri, non vedo l'ora di giocare un po'. Sei pronto? Io sono 3 minuti e poi cambio. Tanto quest'anno c'è stato un cambio. Ale è andato con loro e Linton è venuto con noi. Si sta per iniziare. 2-1 Kick time. Partiti 20 minuti. Ok, partiamo senza palla. Chiamato una tripla doppia. No, arriva subito un asse. Gio la tenta la tripla. Non ci credo. Vedi il contropiede, attenzione. Gazzo potrebbe andare a schiacciare. Non stiamo andando benissimo. 3-2-1 schiacciato. Ok, primo tempo subito finisce quasi in pareggio. Sotto solo di uno. Sopra, 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 sopra. Ora entro anche io finalmente. E non voglio. Intanto Linton, pronti via. Chaser! Sentenzia! Lancio lungo da quarterback, non va! Ma Chaser la recupera! Riesce a metterla! Spin move! Oh! E adesso apre il fuoco, risponde subito! Tentativo di fuga! Cic in pressione! Chaser si fa largo! No, buono, il fallo è prima. Sono uscito che sono morto, ho dato tutto. Non ce la faccio col fiato. Ah, sotto di 4. Pazzesca la partita. Tommy Marino, con un airball, ma ci pensa Linton. No, merda. Bruno. Ok. Non va in mezzo di Linton. Attenzione, che potrebbero pareggiare. Fallo di grande esperienza. 13 secondi, ultima palla. Vediamo cosa succede. Palla dentro Linton. Dai. C'è Bruno in mezzo. Sì. No, bloccatelo. 2-1 overtime. Ok, supplementari. Linton per lo show. La palla Cichi che si sblocca. Alice decide di andare fino in fondo, mette 3 punti di distanza. 5 4 3 2 1. 52-49. E adesso completamente sfatti andiamo a vederci il concerto. Ah, che bello qua. Reintegriamo con un po' di carbo. Rinasceremo insieme dalla sera. Toglieranno Gesù dalla parete mentre lei rimpiange di quando c'era lui. Voglio fare giusto 2 considerazioni prima di chiudere la settimana. Sono molto soddisfatto, nonostante abbiamo perso, però è stata una bella partita, mi sono divertito tantissimo, non vedo l'ora di farne un'altra, ho dato tutto. Il livello era un po' più alto rispetto all'anno scorso, cioè quelli forti hanno giocato un po' più intensamente, e infatti nonostante mi sono reso conto di essere migliorato in questo anno, assolutamente, ho fatto comunque tantissima fatica, cioè avevo Giallo che mi marcava, non mi lasciava un attimo libero, cioè mi pressava tantissimo. Comunque ho tirato a canestro 3 volte e 3 volte ho segnato. Chapeau. Ho fatto anche qualche buon assist, qualche bel passaggio, qualche bella intuizione. Quindi sono felice. Riconosco di aver fatto tanti errori. Ho anche capito qual è il mio grande problema. Butto via la palla. Quando gioco con gente più forte, ma nella mia squadra, io mi sento doppiamente sotto pressione. Perché se sbaglio, non lo so, mi sento tremendamente in colpa, no? Perché sto facendo perdere anche una persona forte. Quindi in molte circostanze, appena mi arriva la palla, la scarico verso il giocatore più forte, quando invece dovrei fermarmi e analizzare un attimo meglio la situazione. Perché, e questa cosa non è legata solo al basket, non sempre scegliere la persona più forte è la scelta migliore. Potrebbe essere che la scelta migliore in quel momento
momento siete voi. Ed è così. Però per il resto è stato figo. Me la sono cavata bene. Aggiornamento anche sulla mia salute, diciamo. Le macchie rosse che avevo sono sparite. L'antibiotico ha funzionato. Non ho idea di cosa fossero. Meglio così che sono passate. Che bella settimana intensa. Grazie mille per avermi seguito. Ci vediamo settimana prossima con un nuovo vlog settimanale. Ormai è un anno e mezzo che stiamo andando avanti. Ciao.